doppio evento a sostegno dell'associazione Edela che si muove, presieduta dalla dottoressa Roberta Beolchi, a vantaggio degli orfani di femminicidio in una mattinata di ampio partenariato, quindi oltre il Liceo Manzoni, la LIDU, la Linerwil Caserta Luigi Vanvitelli, l'ANDE, l'ADGI, i CESAF Maestri del Lavoro, e praticamente qui al Manzoni ci interroghiamo sulla educazione sentimentale e su come una educazione affettiva e sentimentale sana possa prevenire nei giovani e nelle giovani l'idea che il femminicidio sia ormai un fenomeno quotidiano contro cui non ci sia già più nulla da fare. Quindi una riflessione a più voci, i ragazzi e le ragazze potranno interagire con esperti del mondo della psicologia, con istituzioni del territorio, con la parte normativo legale e avremo anche l'intervento, il primo ufficiale qui al Liceo Manzoni, della Presidente della Commissione Pari Opportunità al Comune di Caserta, Avvocato Drusilla De Nicola. La occasione è data dalla lectio di un piccolo manuale che apparentemente in forma leggera fa riflettere i ragazzi, l'ultimo libro edito da Piero Graus per Marco Petrillo che è qui con noi. Oggi pomeriggio invece alla Villa Vitrone lo stesso partenariato si interroga però su quanto sia drammatico il fenomeno del femminicidio amplificato dalla emergenza che gli orfani vittime di femminicidio rappresentano per noi società civile e quindi mondo che si muove a vantaggio della promozione delle politiche di genere. Quindi una parte di riflessione istituzionale dal punto di vista giuridico normativo, dal punto di vista dell'asset psicologico, quindi un momento di formazione dei formatori per gli adulti e abbiamo voluto questo momento che è benefico a vantaggio della grande e virtuosa attività che Edela promuove in Italia e che vede il Liceo Manzoni come capofila anche del concorso didattico-culturale a vantaggio della stessa associazione, ma anche un momento di riflessione per il territorio, il primo di una serie di eventi che concretamente possano portare Caserta ad interrogarsi sul femminicidio, sul fenomeno che deve essere fortemente conosciuto per poter essere sostenuto degli orfani vittime del femminicidio e quindi un momento corale in cui ancora una volta il Liceo Manzoni, ma molte associazioni del territorio si mettono a disposizione di problematiche emergenziali che non dobbiamo mai sottovalutare e contro cui bisogna essere in prima linea ogni giorno.